Akamadu e Fabrizi tornano a comporre il reparto avanzato dopo l'eliminazione in Coppa Italia. L'obiettivo del Chieti è chiaramente quello di centrare il primo successo all'Angelini contro il Castelfidardo di Manolo Manoni. Ma la prima conclusione è della squadra fidardense con Bracciatelli, che galleggia tra le linee nella circostanza l'intervento di Forti, preferito a Fusco. Sul calcio d'angolo del Castelfidardo, Gega trova spazio l'intervento falloso ad opera di Chiacchia, che induce l'Ascaro di Matera a concedere il calcio di rigore per i biancoverdi, che capitalizzano con la soluzione beffarda di Rizzi, glaciale il calciatore del Castelfidardo, nulla da fare per Forti. Ma il solito Rizzi potrebbe addirittura siglare il raddoppio immediato, viene ipnotizzato dal portiere nero-verde, palla che si spegne sul palo. Insomma, vantaggio legittimato, anche se Fabrizi, che raccoglie l'invito di Siragusa di testa, cerca il gol del pareggio. Il Chieti, che ora aumenta la pressione, vuole chiudere sul punteggio di parità prima del duplice fischio. Qui c'è la conclusione di Mattia Dimino, che non angola da buona posizione. Nella ripresa, immagini assicurate da Galvano Coppa, e ancora Chieti, maggiormente propositivo, colleziona tiri dalla bandierina e reclama per un calcio di rigore su Dimino, che però non viene accordato dall'ascaro della sezione di Matera, che non ha dubbi nel lasciar correre mentre Dimino resta a terra. Direzione arbitrale discutibile al di là dell'episodio, ma ora Chieti che ci crede, Gega la disperata prova ad arginare Fabrizi, che scarica una conclusione sulla quale si immola il difensore del Castelfidardo. È un Chieti che attacca sprombattuto, ma non trova il pertugio giusto nella munitissima retroguardia della squadra di Manoni, quindi il tentativo dalla distanza di Mele prima dell'ingresso sul terreno di gioco di Baldè, che prende il posto di Verna. Chieti, che ora gioca con tre punte e che quindi, quando perde palla, può lasciare spazi in campo aperto al Castelfidardo. Qui Palladini serve Cardinali, che viene fermato da Forti, che però non può nulla nel finale sullo stesso attaccante, che sale a quota 3 gol e che condanna il Chieti alla seconda sconfitta in campionato. Secondo me oggi non abbiamo fatto una cattiva partita. È chiaro che quando si commenta una sconfitta è sempre difficile, però se la partita si è messa nelle migliori condizioni per questa squadra, che è venuta col chiaro intento di giocare sotto palla e poi addirittura si è trovata in vantaggio, e quindi è chiaro che per noi è stato molto più difficile cercare di scardinarli. Però devo dire che la prestazione da parte dei ragazzi c'è stata, l'abbiamo fatta. All'inizio del secondo tempo ci sono stati 10-15 minuti in cui sembrava che potessimo sbloccare e poi mettere un po' in discesa la partita, non è successo, e quindi da domani si continua a lavorare. Avete creato diverse occasioni, ma è mancata un po' di cattiveria lì davanti. Ma cattiveria, bastava un episodio, l'episodio non ci è venuto a nostro favore, come invece è successo per Castelfidardo, e le partite bastano episodi e girano. Noi oggi non è girata, però mi tengo la prestazione, perché secondo me noi abbiamo fatto gioco, abbiamo provato fino alla fine, e questa rimane la nostra identità, la nostra mentalità. E dispiace, perché dispiace che in casa si ha l'impressione che non riusciamo a vincere le partite, però in realtà facciamo sempre gioco. Adesso bisogna essere bravi domenica prossima, che ci aspetta una partita molto complicata. Le squadre che abbiamo affrontato sono tutte squadre forti e sicuramente costruite per fare campionati importanti. Noi venivamo da due sconfitte dopo la prima della prima vittoria contro il Castelnuovo. E ci tenevamo a fare bene, e la squadra sta crescendo sotto il punto di vista dell'atteggiamento, sotto il punto di vista dell'unione, dell'unità di intenti, e stanno mettendo il bene comune prima del bene individuale, quindi questo è una cosa che veramente mi rende orgoglioso.